Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Da tutti i paesi del mondo vengono a Roma, si danno l'appuntamento a Ponte Milvio. Cari radio telespettatori di RDA Radio 1, di Antenna Roma e soprattutto grande popolo giallorosso, bentrovati. Nel 1970 io avevo più o meno 10-11 anni e giocavo a pallone. Dopo aver fatto l'addestramento ai NAG, sono andato a giocare nella squadra del mio quartiere, il Centocelle, al campo sul Viale della Primavera, dove c'erano le due palme. Ebbene, lì abbiamo fatto dei tornei, prima di allievi romani, poi allievi interregionali, eccetera, eccetera. Però in questi piccoli tornei, durante le partite, affrontando gli avversari, eravamo ovviamente piccolini, il pallone era pesante, non era il pallone leggero di adesso. E durante una partita con alcuni avversari, un pochino scarsi, me lo ricordo ancora, avevano la maglietta verde, noi la classica maglietta bianca. A un certo momento un nostro compagno di squadra, un attaccante, si trovò dei palloni in area di rigore pronti da calciare. Cominciò a calciare questo pallone e il portiere avversario lo parò. Accadde la seconda volta un'altra circostanza del genere, questo amico tirò la palla ma non fece rete, solo davanti al portiere. E noi dopo la partita, lì tutti intorno allo spogliatoio, gli hai tirato un bocca a portiere, ma come ha fatto? Gli ha tirato un bocca, ha detto, poi eravamo ragazzini, detto proprio così alla romana. Poi questo amico, ricordo ancora il nome, Marco era anche compagno di scuola alle scuole medie, quindi era in classe con noi, e per tutti i giorni successivi, oh, hai visto la partita, ha tirato un bocca al portiere, c'aveva la palla, ma prendi la mira, ma tira, no, ma c'hai la porta larga, tiragli di lato, alza la palla. E questo nostro compagno di classe, di squadra, questo Marco, è stato bersagliato per tutta la settimana perché ha tirato in bocca al portiere. E così è accaduto ieri con la Roma contro il Genoa nello stadio di Marassi, dove ha avuto delle limpide occasioni da gol e i giocatori della Roma hanno tirato di potenza invece che piazzare la palla. Giocatori, vabbè, noi eravamo ragazzini, però giocatori si presume preparati, palestrati, con grandi allenamenti, ben pagati, che con 7 metri di porta, perché io lo dico sempre da anni che dico la stessa cosa, che la porta è larga 7 metri, lo era per noi, lo è ancora, ecco, quella è l'unica cosa che non è stata cambiata, la misura della porta, 7 metri di porta e si tira di potenza, come va, si tira in bocca al portiere e il portiere, gli avversari che ogni volta che affrontano la Roma, fateci caso, diventano grandi fenomeni. Tutti i portieri delle squadre avversarie contro la Roma sono veramente grandi fenomeni, parano di tutto e di più. Ma sarà forse che gli attaccanti della Roma e i giocatori della Roma peccano in questo? Io non lo so cosa fanno durante l'allenamento, se gli allenatori, i preparatori, non so, magari una seduta di allenamento solamente per prendere la mira, per tirare la palla. Noi lo facevamo. Pensate, io dopo questa esperienza che ho avuto da bambino, vedendo che questo compagno è stato bersagliato e tirato un bocca a portiere, io poi da solo, quando andavo in strada, perché ai miei tempi si giocava nella strada, lì prendevo la mira, facevo solamente 1-2 ore con la palla a prendere la mira per tirare in porta. Quindi affinare quello che è la capacità tecnica, è la tecnica dei piedi del giocatore che conta, non conta l'allenamento, la patella, sì conta senza dubbio la forma fisica, ma bisogna saper giocare la palla, lì bisogna alzare la palla, fare, e solo Totti era capace a fare il cucchiaio, cioè possibile non ci sono altri giocatori che solo davanti al portiere tirano di potenza invece che piazzare la palla, ma solo a Roma succede questo. Lukaku, abbiamo visto lo scorso anno, è venuto a Roma e si è mangiato un sacco di gol. Ma questo è un problema endemico, che davanti alla porta i giocatori della Roma o prendono il palo o diventano coglipalo, come dicono qui a Roma, oppure tirano in bocca al portiere, oppure si mangiano gol veramente fatti. Poi è chiaro che la partita si complica, perché i gol della Roma, poi tra l'altro, fateci caso, andatela a rivedere, quella è una carambola, a prescindere dal fuorigioco che è stato poi visualizzato dal VAR, era inesistente. Ma
E una carambola, il portiere l'ha toccata, quasi quasi prendeva pure quella. E allora le partite terminano quando fischia l'arbitro, diceva un grande allenatore. E allora le partite, anche all'ultimo secondo, all'ultima palla, si possono vincere, perdere o pareggiare. Quante volte noi negli anni passati, vi ricordate, abbiamo detto la Roma in zona Cesarini, abbiamo vinto partite, abbiamo pareggiato partite per il rotto della cuffia all'ultima palla, all'ultimo minuto, e questa volta è successo agli avversari. Non è sempre Capodanno, non può succedere alla Roma. E quindi in zona Cesarini, all'ultima palla, il Genoa ha pareggiato, ma poteva anche vincere, perché se quella carambola del nostro centravanti che finalmente ha segnato, e se la partita arrivava al 90° sullo 0-0, poi all'ultimo quel colpo di testa avrebbe portato la Roma alla disperazione. Ecco perché quando arrivano le palle davanti alla porta bisogna gettarle nella rete, bisogna assolutamente segnare i palloni facili, non tirare in bocca al portiere. Io da El Shaarawy, da un giocatore l'unico della Roma che vede la porta, mi aspetto che quel pallone lo mette nel sacco, perché è capace di fare questo. Non posso assolutamente credere che El Shaarawy ha un'involuzione tecnica. Quella è questione di tecnica, come nel ballo. Io vi racconto sempre che sono un tecnico federale di danza sportiva. Se i giocatori, se i miei ballerini giocano male con i piedi, mettono i piedi male, vengono penalizzati in sede di valutazione. Quella è tecnica, sapere ballare con i piedi, con il corpo, con il bacino, quella è tecnica. E anche nel calcio c'è la tecnica, è questo che ci rammarica a noi tifosi. È inutile che poi dall'altra parte ci dice siete tutti allenatori, è facile. Però alla Roma sono anni che succede questo, che si mangiano dei gol facili davanti alla porta. Tutti i grandi cannonieri della Roma all'inizio sono stati discussi, io ricordo Rudi Feller discusso, anche Dzeko, uno degli ultimi, Lukaku lo scorso anno ha iniziato bene, dopo ha cominciato a ciccare, perché non si possono perdere punti così preziosi. Una partita che stava andando bene e si rischiava di perderla ieri, a tutti gli effetti. Ora, non so, forse anche De Rossi ha dei ricordi del vecchio Mourinho, si è fatto cacciare fuori. Cioè qui bisogna crescere, perché lo sai, è inutile che protesti, l'arbitro ti ammonisce, la seconda volta ti caccia via. Anche qui diciamo, un pochino più di crescita. Abbiamo criticato tanto lo Special One, adesso ricadiamo nello stesso errore. Sono tutti errori che ci angosciano, perché poi alla fine è sempre un gioco del pallone, però ci rattristiscono. Ci fanno venire la rabbia, oggi veramente sono arrabbiato, sono furioso io, anche se poi la prendo a ridere, perché il pallone poi è sempre pallone. Nella vita i problemi ci sono, quelli più gravi, come vi ho detto nelle puntate passate, problemi di malattia, problemi di vita, di gente che non riesce a mezzogiorno a sapere cosa mettere nella pentola, questi sono i problemi della vita. Il gioco del pallone poi alla fine lascia il tempo che trovano. Sapete, io sono sponsor di Pisilli, di Baldanzi, largo ai giovani che hanno verve che veramente servono a dare dinamicità alla squadra. Vedrete che piano piano, io penso, queste smussature potranno limarsi e quindi avere una Roma sicuramente più competitiva, perché poi vedo che ancora non c'è una squadra che la fa da padrona, e quindi ecco perché è importante adesso fare punti preziosi per la classifica, perché poi arriviamo alla fine del campionato e ci mancano i punti col Genoa, ci mancano i punti con l'Empoli, come l'anno scorso con Salernitana e Verona. Bene, mi auguro che gli allenatori sappiano prendere provvedimenti, e quindi questi ragazzi magari con qualche seduta in più basta di mirare davanti alla porta, non tirate bocca al portiere di potenza, che tiri di potenza? Di potenza prendi una gamba, prendi una ribattuta, diventa una carambola. Bisogna mirare la palla all'interno della rete, che è larga 7 metri. Signori, chiudo con un po' di rassegna stampa. Io qui ho giornali dell'epoca, uno scudetto che racconta mezzo secolo di storia, ragazzi. Roma, Roma li abbraccia, Corriere dello Sport, questo qui, domenica 15 maggio 1983. Cosa vi ricorda questo titolo? Falcao resta. Bene, signori, come vedete non è cambiato niente, per cui Dybala resta, Falcao resta, anche la passione per i colori giallorossi resta.
Vi leggo qualcosa. Viola scatenato sul mercato, vuole anche Graziani e De Vecchi, non molla la pista di Schachner. Si parla anche di Tacconi. Tancredi potrebbe essere ceduto alla Sampdoria per Wirkwood. Era martedì 17 maggio 1983. Io ero giovane e voi pure, sicuramente, voi della mia età, e coloro che non erano nati, si sono persi veramente una grande pagina di storia. Con questo vi saluto, vi ringrazio e spero che nel prossimo commento, nella prossima analisi della prossima partita, potrò avere un commento sicuramente positivo. Ma io ne sono sicuro, perché questa formazione, questi nuovi innesti della Roma mi piacciono abbastanza. Amici, vi saluto col solito magico augurio, anzi, forza, magica Roma. Alla prossima. La vita è una ruota che gira. Adesso non tocca più a noi, ma è bello saper che l'amore non si ferma mai. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web.